Mi chiamo Luisa e mi occupo di alimentazione e design. Allora, oggi vi propongo una ricetta sana in barattolo a base di prodotti vegetali. Quasi tutti sono superfoods, cioè alimenti che sono un concentrato di nutrienti e fanno benissimo alla nostra salute perché contengono tanti sali minerali. Per cui all'interno del barattolo andremo ad assemblare, con l'utilizzo di vari ingredienti, un'insalata sana che possiamo preparare anche il giorno prima e poi portarci in ufficio. Noi siamo spesso abituati a consumarli cotti, in realtà sono buonissimi anche crudi, purché magari tagliati in piccoli pezzi che li rendono anche più facili al consumo. E si prende cura di tutta la purificazione del corpo, così anche come il cetriolo che potrei andare subito a inserire. Se seguiamo, diciamo, un elenco cromatico, avremo una ricetta che sarà il risultato di un grandissimo equilibrio. Conferisce anche questa una parte croccante alla texture della mia insalata. Ci fanno benissimo anche questi. Poi a questo punto, arrivata a questo livello, andrei a inserire le foglie, che sono le parti più delicate, per questo le metto per ultime. Inserisco dei semi di sesamo nero e anche dei semi di chia, che a me piacciono molto. I fiori, oltre che essere molto belli, molto scenici, sono anche ricchi di sali minerali. A questo punto io chiudo il barattolo. Prima di utilizzarla, il mio consiglio è girarla e il condimento scende verso gli altri alimenti. Per questo motivo abbiamo messo i ceci, perché non se lo bevono tutto. Prendo la mia posata, che mi servirà per mangiare l'insalata davanti alla scrivania, e la vado a stringere col nodo centrale. E a questo punto ho realizzato una fantastica bag da sporto che preserva il barattolo dagli urti. È molto carina, dai, anche da vedere, simpatica per il trasporto col suo manico.